Allora, un cammino, quello della Vibonese, che davvero è da prima della classe, continua la propria corsa. Oggi questa bella vittoria con la Versa Normanna, prima di recuperare con il Reggio Calabria, che oggi ha fatto il colpaccio in casa della Palmese, proprio in zona Cesarini, quindi bisogna stare attenti a questa squadra che ancora crede nei playoff, chiaramente. Sì, ho sempre detto, io penso che Reggio Calabria nei playoff ci vada, l'altro posto ce l'andavamo a giocare noi contro il Due Torri e l'Aversa. Siamo stati bravi a batterli entrambi, il Due Torri in casa loro e soprattutto l'Aversa, cercare di vincerli, soprattutto con due gol di scarto, perché questa partita poteva valere 4 punti, non 3, perché noi avevamo perso 1-0 all'andata, vincendo con due gol di scarto avremmo, in caso di arrivo a pari punti, avremmo avuto un vantaggio noi. Quindi diciamo per oggi abbiamo fatto la missione è compiuta. Saraniti, Crucitti, ancora Allegretti, Crucitti che segna un gol importante anche quest'oggi e mette al sicuro il risultato. Versa Normanna mai in partita? No, il risultato è un pochettino bugiardo, onestamente, perché a me mi ha impressionato oggi l'Aversa. L'avevo sottovalutato, non pensavo che fosse così organizzata, ma atleticamente così viva. Siamo stati noi bravissimi a decapitalizzare le occasioni fatte e potevamo per dignità fare qualcos'altro di più. Però loro, una squadra che non a caso ha gli stessi punti, diciamo, nostri, perché alla fine i 2 punti, gli hanno tolto 2 punti per questioni societarie, altrimenti la squadra meriterebbe di stare lassù nei playoff. Forse non ci andrà, ma se non ci andrà è per sfortuna, ma è una squadra molto molto forte. Purtroppo non c'è la possibilità, cioè come saranno gli accoppiamenti playoff secondo lei alla fine di questo campionato? Perché in alto vediamo proprio queste Siracusa, Frattese e Cavese che stanno facendo chiaramente la loro strada, appaiate quest'oggi a 63 punti, continuano questa corsa, diciamo, a tre che insomma mi sa che seguiremo fino alla fine. Sì, là davanti una vale l'altra, è come dire chi prendere meglio tra 3 pugili, tutti e 3 fortissimi, sono in grado di stendere chiunque loro. E noi però l'importante è farli questi playoff per una questione di soddisfazione per il presidente nostro e tutta la società. L'anno scorso eravamo in eccellenza, fare subito il primo anno i playoff sarebbe un bel risultato. Non lo so, in questo momento non saprei chi scegliere. Noi incontreremo la Cavese alla penultima, quindi Sì. potremo testare la nostra forza su di loro, però poi sarà il caso a decidere. Avete quindi i prossimi incontri con tre gare in trasferta e due in casa, c'è anche il recupero, quindi alla fine sì, i conti così si equivalgono tra gare giocate in casa e quelle fuori. Sì, sono queste 6 partite rispetto ad altre società che ne devono fare 5, ci danno un pizzico di vantaggio, però bisogna andarlo a prendere già da mercoledì, importante mercoledì fare punti. Loro so che sono molto forti, possono vincere dappertutto il Reggio Calabria, però noi siamo pronti per affrontarli. E la Versa Normanna, secondo insomma, il direttore Beccaria, può così ritornare comunque in corsa per un posto. A questo punto voi avete vinto uno scontro diretto importante per sganciarvi, chiaramente tra virgolette anche mettere al sicuro i playoff, anche se al sicuro ancora non lo sono, visto che c'è ancora tanto da giocare. Cioè, la Versa Normanna che potrebbe agganciare il Reggio Calabria a questo punto. È una squadra viva, potrebbe, io spero che comunque alla fine andremo noi 5, mi auguro per un fatto anche di orgoglio calabrese che andremo noi insieme a Reggio Calabria a questi playoff, però loro è una squadra viva, non perdeva da 9-10 domenica, aveva fermato il Siracusa settimana scorsa, forse meritava anche di vincere contro il Siracusa. I numeri ce l'hanno, bisogna vedere adesso se questo contraccolpo psicologico influisca sull'andamento delle prossime gare. So che il calendario pure è un po' difficile, però onestamente non mi è dispiaciuto. Il risultato è stato pesante per loro, però sono usciti, secondo me, ho fatto i complimenti io stesso a lui per loro, sono usciti, non dico fra gli applausi, però hanno lasciato una buona impressione.
Il campionato della Vibonese in questa ultima parte è davvero importante, i gol hanno fatto la differenza, insomma il fatto che insomma, si riesce a segnare gol importanti. Sì, soprattutto la squadra gioca a memoria con un modulo colorato, quello di inizio anno, che ha una media punti abbastanza alta con questo modulo. Poi stanno segnando anche i nuovi acquisti, tra cui Crucitti, Manzo, oggi hanno fatto stanno dando qualcosa in più rispetto a, non me ne vogliono gli altri, però erano così, abbiamo dovuto rafforzare la squadra a dicembre, abbiamo centrato tutti gli acquisti, è stato bravo il direttore a fare questo. È importante anche recuperare Saraniti, che adesso si è sbloccato, sta iniziando a segnare con continuità, e noi avevamo detto che lui era il nostro acquisto di dicembre. Insomma, c'è anche una buona base per la prossima stagione a questo punto. Sì, sarà difficile trattenere qualche giocatore, però noi ci proveremo a farlo come l'abbiamo fatto a dicembre. Vogliamo che questo campionato sia un campionato di partenza, visto che il presidente si sta entusiasmando sempre di più, e quindi lui è importante avere il supporto da parte sua, perché sapete, nel calcio a trovare persone che amano il calcio così e sono puntuali come il presidente non è facile, quindi dobbiamo cercare di accontentarlo, cercare di fargli regalare queste partite come quella di oggi. La sconfitta in casa del Reggio Calabria nella gara di andata, nel recupero, insomma, si vendicherà, insomma, cercherà di vendicare questo risultato. Ci proveremo, l'importante è non perdere questa partita di mercoledì, perché una gara in più significa la possibilità di avere punti in più, quindi un risultato positivo a mio avviso è sempre una buona cosa, anche perché loro sono forti onestamente. L'andata sì. Siamo stati, secondo me era giusto lo 0-0, perché nessuna delle due squadre aveva tentato di vincere, poi un episodio come spesso succede nel calcio fa vincere una squadra invece di un'altra. Noi però comunque mercoledì proveremo a portare a casa i 3 punti.